Lui è Tyson, è un giovane Amstaff di taglia medio-piccola. Come potete vedere sta facendo coccolare. È un cane veramente molto, molto socievole, molto affettuoso. Con le persone devo dire bravissimo. Si è presentato già bene, infatti negli scorsi minuti si è fatto già carezzare e ha fatto subito amicizia, possiamo dire. L'unico suo problema lo ha con gli altri animali, con altri cani, i suoi simili, insomma, sia maschi che femmine, e anche con i gatti, non va per niente d'accordo, quindi cerchiamo una famiglia adottante che non abbia altri animali, è come se fosse un po' l'unico figlioletto, tra virgolette, adottivo, e proprio perché non va per niente d'accordo con altri animali, ecco. Però con le persone è veramente bravissimo, come abbiamo potuto vedere e come avete potuto vedere anche voi. E niente, l'unica raccomandazione è quella, va bene anche con famiglie che hanno già dei bambini, a patto che non siano troppo piccoli, perché magari a volte è un po' irruento proprio per fare delle feste, quindi può stare a mio avviso anche tranquillamente in appartamento, ancora meglio se la famiglia adottante ha uno spazio fuori, un giardino, proprio perché è un cane molto, molto dinamico, quindi l'ideale sarebbe una famiglia magari giovane che possa permettergli, possa dargli la possibilità di camminare, fare lunghe passeggiate e svagarsi molto all'aria aperta, perché è un cane, come ho detto, dinamico e insomma ama esplorare e avventurarsi, insomma ama anche l'avventura e girare, camminare molto, quindi insomma cerchiamo una famiglia per lui che possa fargli fare lunghe passeggiate. Tyson, come abbiamo detto prima, è un cane molto tranquillo in passeggiata e l'unica cosa appunto in riferimento a quanto ho già detto è che come vedete è che appunto è un cane abbastanza, insomma è un molossino, quindi ha una certa stazza e sarebbe meglio per lui appunto avere persone dinamiche che anche quando incontra altri cani, visto che abbiamo detto che non va particolarmente d'accordo con gli altri animali, riescano appunto a gestirlo e a tenerlo. Detto questo, è un cane fantastico e speriamo al più presto di riuscire a trovargli una famiglia.